Salve a tutti! In questo video tutorial parleremo di un problema di OBS Studio. Quando si registra con la webcam, può capitare che non ci sia un sincrono tra l'audio e il video, quindi la voce sembra che parli prima rispetto al video che si vede. Questo mi è stato fatto notare dallo staff di OpenSUSE Italia, perché stavo proponendo di fare dei video tutorial e ho fatto vedere i miei video tutorial di Linux Audio. Il problema l'abbiamo discusso per un po' e siamo arrivati alla conclusione che il video arriva in ritardo rispetto all'audio e non si può correggere questo ritardo del video. Allora mi hanno proposto di correggere il ritardo dell'audio e abbiamo trovato nel menu di OBS Studio la possibilità di mettere un ritardo nell'audio. Prima di tutto bisogna trovare qual è la fonte audio collegata al microfono della webcam, nel mio caso mic aux, perché quando parlo si muove quel microfono. Dopo abbiamo trovato il menu modifica proprietà audio avanzate, che adesso vi farò vedere. Eccolo qui. Quello che c'è di interessante in questo menu è da impostare l'offset nel mic aux. L'offset è un valore che fa ritardare l'audio rispetto al video che è già in ritardo. Siccome non sappiamo di quanti millisecondi è in ritardo il video, bisogna provare e registrarsi e vedere il video e capire se il sincrono c'è o no. Mettendo un valore troppo basso, rimane l'audio in anticipo, mettendo un valore troppo alto l'audio diventa in ritardo. Bisogna trovare il valore esatto per avere l'audio e il video assieme. Infatti, all'inizio del video io mi sono messo con la webcam a tutto schermo per farvi vedere che questo video ha il sincrono perfetto e ci ho messo un po', ho dovuto fare una ventina di video, guardarli tutti e capire qual era il valore da impostare. Diciamo che 300 per me può andare bene, non è detto che sia un valore adatto al vostro computer. Ognuno di voi deve provare. Per questo tutorial è tutto.